Benvenuti in un nuovo video! Allora, scusateci un po', ma ogni qualvolta dobbiamo registrare il calendario dell'avvento dei Gustavox. Non è mai semplice. Infatti, l'anno scorso era molto più grande rispetto a questo. Ci mettemmo per terra. Quindi, in questo momento, non ci fate caso se si vede un po' che è uno sfondo e tutto, e che veramente non è stato semplicissimo. Allora, questo è il meraviglioso calendario che ovviamente dopo vi faccio vedere nel dettaglio, anzi lo starete sicuramente già vedendo. È veramente bello, è arrivato un po' disastrato in alcuni punti, infatti non l'abbiamo potuto chiudere perché altrimenti ci svegliavamo tutto il contenuto. Ovviamente io l'ho pagato all'incirca sui 33-35 euro e nulla, io non vedo l'ora, è molto più bello, è Sì. più piccolo, però hanno curato il pack quest'anno. Ovviamente io aprirò il mio lato e lei aprirà il suo lato per Forza. forza. E quindi nulla, io direi di iniziare perché andiamo. Siamo curiose. Ok, la casellina numero uno è questa qui, oh. No, Poi io. Sì. questa. E quindi è tutto Ah, questo. È ok. questa qui la numero uno, poi io cercherò di zoomarvi. Ok, vediamo un po'. Tanto stabile, Mamma diciamo mia. così. Allora, all'interno marchio Roberto, ovviamente se riuscirò ci sarà anche una 24 ore con tutti questi Sicuramente. prodotti. Marchio Roberto Mignon con semi di sesamo. Eccoli qua. Spero che si veda. Ok. Adoro. Come prima Dai, ci casella, sta. bene. Apriamo la Poi, numero 2. seconda. Eccola qui. Vai, ti aiuto. Attenta quando apri. Non lo so. Biscotti del benessere, senza glutine, senza lattosio, cacao e zenzero. Alto contenuto di vitamina D. Eccoli qua. 40 grammi. Chi ce l'ha la numero 3? Ce l'ho io, eccola qui. Oh. Ok, sul toast. Sarà un segnale. Prodotti, Sì. Ok, quello l'anno scorso abbiamo trovato una cosa simile. non me lo ricordo. Però erano quegli altri lì. Allora, della frittella. Pazzo, dalle caramelle alla frutta secca, un attimo, bio, mix ricarica. Allora, questo è mandorle anacardi come si Bacche di chiamano? E goji. bacche di goji. Ce ne sono due. Prodotto Lo vegan. stesso. Sì, è lo stesso prodotto. Ce ne sono due. Ok. Oh. Chi ce l'ha? 4? Io no. Io ho tanti numeri grandi. Ce l'hai per forza tu. Ah, e come fai? Oh? Ma sicuro? Sì, 4, ecco. Vai. Questo è abbastanza alto, penso. Una tisana. Non la riuscirò a prendere mai. Sempre molto easy così. Ma va, basta un po'. Com'è bello il pack, mi piace un sacco. È molto ispirata sul Allora, benessere. sì. Capper. Manzaniglia, no, in italiano, aspetta. Invece Ah, camomilla. ecco, 20 bustine di infuso biologico di camomilla e pesca. Wow! Bella, Vuoi faccio vedere? Ah, secondo me è buona proprio. Poi vedere. camomilla e Bella, bella, tutto pesca. colorato. Ok, Aspira un il sacco. 5 ce l'ho io. Sta qui. Cos'è?
freddo, guarda. Sugo con olive e capperi. Wow. Montali. Easy Montali. Sughi pronti all'uso, 90 grammi. Ok, quindi... quindi anche un pacco di pasta dobbiamo... eccolo qua. Prego. Ok. Sei qui. Sicuro prima l'abbiamo detti tutti, quindi io non ce l'ho. Eccolo là. Meno male che non l'ho preso! Ah, questa è a mandorla! Accorta? Meno male che non l'ho preso! Questa è una novità? Lo hacker? A mandorla! Madonna, perché noi abbiamo preso a nocciola! Sì! Meno male! Oddio, però sono troppo felice! Sì. Ok! Eccole qua! Sì, volevamo prenderlo, poi fino all'ultimo abbiamo detto vabbè! Oddio, meno male! Ok, okay, numero 7! Manco a farla apposta, una ciascuna. Che cos'è? 70 crema spalmabile, nocciole e cacao. Yumani. Meno 70% di ridotto contenuto di carboidrati. Wow. Nuovo marchio. Nuovo marchio da provare. Wow. Bello. Sì, sì. Vai con la numero 8. Allora, 8. Ce l'hai sicuramente tu. Eccola, l'ho vista. Ah, sulla calza. Che è pure grande, tra l'altro. No, vabbè. Che c'è, una bottiglia di pompa? No. Una cosa così grande. No, ma stai scherzando. Te lo giuro. Allora, pepite Modica, di cioccolato di Modica. Sono pepite. Io ho capito che è una cosa importante. Ma no, dai, con quella cosa così mi sta cercando. Vabbè, sono tipo gocce di cioccolato, fai vedere. No, ci è già rimasto. Ma pure io pensavo fosse una cosa grande. Eccoli qua. E va bene. Eh sì, perché considera che questo l'hanno messo la tisana in una parte piccolina. Mm. Ok, la numero sì, 9 ce l'hai. Il 9 ce l'ho io. Vado io? Sì, sì. A me è già pure aperta. Parzialmente aperta. Che cos'è? Allora, questa è sempre una tisana, favola di Natale, della regina di fiori bio, con rooibos, cacao, cannella e zenzero. Comunque sì, quest'anno si sono ispirati al benessere. Tantissime tisane. E questa cosa che io l'anno scorso sono riuscita a fare la challenge tranquillamente. Vediamo. Non lo so. Poi ovviamente io vi lascio il link così andate a rivedere anche il vecchio video. E confrontate. E confrontate. Allora, la 10. La 10? Aperto la 10? La 10? No, la 10 non ce l'ho. Di nuovo io? Sì, sì. Può essere. Eccolo. Wow. Perché comunque il sotto esatto. Del corletto, no, troppo bello. No, fai vedere, marchio Fortune. Questo non hai una insieme. Fortune. Mini cornetto ripieni di cacao. Cacao, no, dai, avevo mai vista questa cosa. Adoro. È fondente. Sì, ma secondo me è buonissimo. Adoro. Ok, numero... Comunque sta cosa poi sembra semplice, ma non sai come questo video sarà un macello ad editare. Allora, numero 11, Teddy. Somerset. Sono delle gallette al sale marino e all'riso integrale. Giusto in tema con il video di oggi, vale. Che è registrato. Eccolo qua. Okay. Vai. Poi, però un po'... Sì, sì. Spero che ce l'ho io la 12. Alla fine le bombe. Ok. Che cos'è? Che cos'è?
cose. Ah, no, cos'è? Guarda, si richiude anche. È il peperoncino a fili. In fili. Per la mia gioia, chili. Wow. 2021 chili party, farò a Capodanno la terra festa chili messicano. Comunque, eccolo qui, non l'avevo mai vista sta cosa, comunque, che puoi anche avvolgere il buono. Ecco qui, vai, 13. Io non ho, eccola qua, vicino a un gatto nero. Develi, non lo so. Salsa yogonese. Ah, è lo yogurt. Yogonese. Con il 29% di yogurt. Da provare. Adoro. Fai vedere. Eccola qui. Mi ispira. Anche a me, chissà. Yogurt e maionese. Ok. 14. Eccola lì. Questa è quella un po' più incidentata. Uffa, proprio questa. Ma questa è l'aceto. De Carlo, olio extravergine d'oliva, il classico. Capite che si carica di non danno? Comunque, eccola qui. C'è anche un 10% di sconto. Uno, visto dal nostro sito shop. Ok. 15. Io non ce l'ho perché sta qui. Ok, mi sposto. Dove sta il bollino? Questa è una delle più grandi. Ci vediamo bene. Era come questa. Mada caffè espresso, miscela bar sublime macinato fresco. Caffè espresso moda, pure l'anno scorso l'abbiamo trovato nel calendario dell'avvento, sì, quello nella latta, esatto, eccolo qua. Ok, 16. Una delle ultime caselle da messa. Che cos'è? Attenta. Sì, comunque il 31 tutti invitati, tema piccante, zucchine piccanti. Ma che cos'è? Aio. Comunque. Zucchine per tutti. E poi ce ne sta un altro, sempre sugo con capperi e olive. Eccolo no, qui. Vabbè. 17? 17. L'avevo visto. Eccolo. A me queste cose grandi mi... Da me sono tutte grandi, dopo di qua mi spavento. Ancora. Allora, questa è un succo di melagrana, lome, della lome. Fai vedere. C'è proprio qui, bello il colore. Eccolo qui. E la numero di... 18. Io devo aprire la 18, sì. Eccola qui. Un'altra casella grande. Che cos'è? Lenticchie. Ma si mangia così. Le donne, sempre quel marco. Ah, ok, no, comunque, esatto, l'anno scorso abbiamo preso io quella del pedon. Allora, i pronti della pedon, lenticchie e cereali antichi. Quindi si deve cuocere. Sì. Lenticchie e cereali antichi con salmone e avocado. Vabbè, ma questa è la ricetta. Eccola qui. Ovviamente anche a tema spenta dell'anno. C'è scritto gusta di così, o scalda in padella per 2 minuti, no, o in microonde per 1 minuto e non so come si dice qua. No, non ce la farei mai a mangiare così. Scaldati. Ok. Ecco qua. 19 è il numero. Sottoli della Sacla, carciofini tagliati. Un po'
più cose di vetro facilmente rompibili. Ok, non lo so, questo calendario niente di natalizio alla fine. Allora posso dire che la 20 ce l'ho io rispetto all'anno scorso. Sì, ci sono tanti prodotti novità, però non lo so, la vedo un po' meno ricca. Esatto, molto incentrata sul benessere, che sappiamo che comunque i prodotti del benessere costano molto di più, quindi sì, alla fine con il costo del calendario ci sta. Però sì, sinceramente forse avrei preferito l'altra, avendo acquistato il calendario dell'anno scorso, un po'. Però andiamo avanti, ovviamente. 20. Sempre 20. Una casella grande. Che di solito sono più belle le piccole che... Dolcetto? Che scherzetto. Dolcetti al cioccolato, quindi suppongo che fuori sia cacao e dentro c'è il ripieno al cioccolato della Corsini. Wow, okay. Sembrano un po' i crispy. Eccoli qua. Allora abbiamo aperto la 20. Quindi la 21 ce l'ho tu. Io. Infatti l'anno scorso abbiamo incontrato la pasta, abbiamo trovato la pasta, le stagioni d'Italia, polpa, pomodoro toscano a pezzettoni. Eccolo qua. 22, ci avviciniamo quasi alla fine. Lì. 22. Dove 3 anni per trovare il 4. Oh, che cos'è? Della Vitors crema spalbabile 20% pistacchi. Wow. Spero non sia mandorla. Mamma mia, della mamma mia, secondo me 20%. Allora, 23. Chi ce l'ha? Il numero suo ce l'ho io. Il mio numero ce l'ho io, l'ultimo io e l'ultimo tu. Il 23 c'è la signora Breagona col vino rosso. L'anno scorso pistacchio. Questa? Al caffè, liquore dolce della Lolli. Liquore dolce della Lolli. Sì, ti ridico, l'anno scorso è stata molto più ricca, c'erano le castagne, sì, tante, c'era anche la crema Scotti, c'erano tantissime cose. Però io ve lo dico già da mo', una 24 ore la faccio, perché a Mavaria farò un po' la fame, c'è tutto, cioè se ci si olio, io ce l'abbiamo a terra. È tutto basato sul pomeriggio, non lo so, mi viene in mente tisane e biscotti, perché principalmente... Sì, sì. Ok, vai, la 24 è piccola. No, non è qui. Piccola. Ah, non è piccola, no. È tutto questo? Ok, è dai. Vicino alla signora col gatto. Madonna, mio padre. Hai aspettative? Cioè, nel senso, cosa ti aspetti? Mi aspetto un'altra bottiglia o qualcosa sotto aceto. No, sì. Qualche pasta? No. Vite Sports Mini. Yeah. L'anno scorso pure i cioccolatini erano. Sì. Sì, tutti i gusti. Io sì. Ok. Queste. Eccole qui. Ci sono vari gusti, cornflakes, gianduia, biscotto, marzapane, alcuni più quantità, altri uno. Tu marzapane mai provato, yogurt, nino, biscotto. Dai, no, ci sta. Spezioso. Allora, è finito? Sì, purtroppo sì. Allora, che dire? Se gli dovessi dare un voto da 1 a 10, il mio voto sarebbe per l'estetica 10 più. Rispetto all'anno scorso è stato più creativo, esatto, è anche un po' più piccolo rispetto all'anno scorso. Sì. Per quanto riguarda il contenuto, niente da dire, perché comunque sempre di qualità, sempre. Sì, sì, su questo sì. Però forse mi sarei aspettata qualcosa in più, ecco. Non lo so, forse qualcosa di un po' più
Però sì, dai, alla fine però ci sta, sì. Sempre molto variegato, tra virgolette. Sì, sì, sì. E quindi nulla. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere anche voi se l'avete acquistato, se non l'avete acquistato. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Se anche voi avete trovato differenze comunque con quello dell'anno scorso. Io andavo a vedere il video dell'anno scorso, perché adesso non ricordo tutto, ma devo andare a guardarlo. Quindi nulla, noi speriamo che comunque vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!